Tra poco si parte per una super grande avventura con un nuovo amico, un bel giretto ad anello. Partiamo da qua, da questo posto, e ci facciamo una bella salita. Peccato che il giro non lo facciamo una quindicina di chilometri massimo, perché oggi dovrebbe piovere, non è detto che il tempo è buono. Oggi devo fare 21 chilometri, ma il posto dove devo andare è più bello farlo quando la temperatura è molto calda. La nostra avventura oggi parte da questa straordinaria scala che ti porta fino a un punto in montagna, ti fa salire. Troppo là la videocamera non rende merito a questo posto. Giù è un po' abbandonato, ma poi a cavo ci sono un sacco di posti spettacolari. In queste curve è pieno di spazzatura, però poi ci sono dei posti spettacolari dove salire, tipo questa zona qua che l'ho visitata, l'ho fatta, fa un giro per l'interno di questa montagna. Noi invece saliamo di qua, andiamo prima verso la cima di Poggio Sant'Antonio, poi continuiamo passando per il Varca Arenella, andiamo sul Monte Piesco, la montagna a fianco a Monte Caruso, che è molto molto bella. Poi passiamo per il prima del Monte Piesco, Piesco Grande, passiamo per il Varco 10 Mare, prima ancora il Varco Arenella, dopo andiamo in Varco Acqua. Ci sono tantissimi posti spettacolari qua, peccato che è tutto abbandonato. Una volta il Parco 10 Mare era protetto, adesso invece è tutto abbandonato. E tiene proprio in montagna, che questa zona è impressionante. Beh, 7 km. No, è una crerosa, come facciamo a fare 7 km in salita? È impossibile. Chissà che ha visto. No, a parte che mo io già tengo a fanno perché è giù troppo veloce. L'aria è più fredda, ma mo è più in piano. Ma cagna la situazione. C'è passato già qualcuno. Sa ci quando avevo già fatto questo percorso. C'è un po' la memoria. Ecco qua, siamo arrivati alla parte più libera. Secondo me chi sta chi che scende e che ammana parecchio, comunque a un certo punto esce mezza via e torna a rete. No, i sentieri sono due. Chi si porta una cosa e chi si porta una, sono tutti di originale. Sono due sentieri in coppia e mappa. Ognuno porta una, come andiamo a seguire chi sto qua. Se non sai, ma così, no, ce l'ha male. Ecco, non voglio sbagliare. Ma non voglio sbagliare. Ma ricordo, perché mi provo sempre, che poi fuori ci girare, tipo tu capisci. No, in senso, comunque tu, non ci fai caso. È un coppa via asfaltata, a parte che è pericoloso. Andiamo a vedere dove ci porta questo sentiero. Ricordo che mangio spugliò già. Peccato. Vedi, peccato. Guarda come si è fatto lunga. A Sparca. No, chi sta andando lunga, allora chi sta cominciando a crescere. Ma chi sta qua? Se uno aspetta un po' quando si fanno grosso, tu devi più a tu, quando capito quando c'è un sogno di chi? Però devi aspettare che cresce. Dipende, può essere più tra qualche mese. Oh,
Oh, vedi, ora ci buttiamo nel bocco. C'è la staffetta per pagolle. Usciranno i nostri eroi a trovare Poggio Sant'Antonio? Ah, fra poco arriviamo al bivio, ad stessa sbarca da Girit. Cioè, fra poco mo. Cioè, da stana tu tratta ancora in salita, fra poco. Papà. No, passaggio è che la sbarra, ma ricorda che io a un certo punto comincia a passare, a scendere, cioè un ritorno. Perché poi dipende da che parte. Vado e ci fate uno percorso contrario. Se arriverà di fronte o percorso e cresta, là, se arriverà là e me ne scende vacca. Ha già fatto tanta mix, se non è che sono tutto collegato. Che là è? Uccellin. Poi vado. Dai, che mo, quando arriviamo qua c'è la donna nuda che ci aspetta per darci conforto. Ah, io quando vado in montagna invece mi astengo. Ah. Non mi ricordo. Non mi ricordo se l'ho messo io, non credo. Chi se ricorda più? Siamo arrivati a bivio. Sai perché? A panno. Brava, no, è nel sesso, pare una 126. O una panno, so. Siamo arrivati. Perché qua arrivano con la macchina fino a un certo punto. Vennero e vennero. Sì, sono bastardo. Non capisci una mazza. Vedi? Non è una panda, dovrebbe essere. Infatti è una 126 di qualche annetto fa. Queste sono le cose belle della natura, perché tu non lo sapevi? In natura si usa. Come c'è Siana? Quando c'è Siana è una cosa che quando serve più, che con mio tu e te. E tu ci fai qualcosa, un pollaio, qualcosa. Sì, infatti, si mette alla guida ogni tanto un cinghiale, dice vicino ai compagni, ma ci fanno un giro. O sabato a sera, a Danei. Ecco qua, siamo arrivati sul sentiero principale. Ora ti fa vedere dove siamo usciti. La strada di sinistra è quella che si può salire che magna. Oh. Sì, ora ci fermiamo a Cannanza, sì. Più pulite. Che esiste sempre in movimento. Non conviene te tutta questa roba in gola. Se no, terra fredda. Come ti firmo? Oh. Vedi? Di qua pure l'ho fatto. Ma non andiamo di là. Ma ricordavo giallo se ci pare. Qua è privato, ci va di terra. Noi dobbiamo andare là. Adesso può scendere pure là. Ah. Andiamo. Ma ci sono le deviazioni qua, ma ti faccio vedere quanti bivi ci stanno. Qua ce ne stanno chi sti caga mi ha fatto e chi là. Ma qua ce ne stanno ancora altri. Più avanti c'è un po' di largo. E ci stanno vari sentieri. Oh, qua è bello. No, raccai un po' è bello, mi piace, a me piace. Perciò preferisco che sia là, perché arrivo prima su questo punto. A me piace sta zona che mi piace. Ma ti faccio scegliere a te dove vuoi andare. Io ho un solo sentiero che non conosco, poi gli altri che conosco. Sì. Passaggio a San Antonio, a me a destra. Allora, praticamente, poi faccio una cosa. Di là si sale a Poggio Sant'Antonio. Allora, diritto di là si va a Varco 10 Mare. Che la via là non conosco, non c'è mai stato. Ma tu dico subito, che sta a casa?
qualche deviazione sarà, in senso sai che le cose che tu torna a rete, qualche piezza così, o è privato, non so. Allora, non ti dico. Oh. Mamma mia. Ehi! Ah. Sali, sali! Ah. Ah. Dove sei? Non ti vedo. Ah. È lontana ancora poi la cima qua comunque. No, non c'è qua la cima, ancora. C'è da salire ancora. Come? Ah, tu pensavi che già arrivato? Io ti pensavo che già arrivato. Io facevo tagli là lato, perciò passare. Io penso che saggiette dentro il bosco, raga, data strada. Ma proviamo, raga, che sta qua. No, da giudizio il sentiero ufficiale non esiste. Arriva quel pezzettino fino da traliccio e muore là. Poi io di fai qua. Però che sta io lo faccio fino a coppa a tutti. Oppure da dove sono salito io hanno scavato un altro sentiero. Ma la cima vera e propria non ci può arrivare quel sentiero. L'hanno inventato loro, perché se evidentemente. Se ricordo bene, non c'è questa gran chiave. È più bello che cado sto traliccio. Quasi in vetta, che non so fino a che punto mi può camminare. Ah sì, hai là che è sicuro. No, accanto. No, pure sì, se stesse. Fammi vedere a che fine fa cima. Ah, ci sta, ne va visto. Infatti. Sai, non mi ricordo. Sto posto mi ricorda qualcosa. Mi ricordo quando è Piesca. Capavi, partendo da Monte Caruso. Passaggio io Piesca, a un certo punto era un posto stupendo. Tutte rocce così gigante, un posto strano. E allora chi sei? Siamo quasi arrivati. Ma perché ci stai? E mi ricordo, una volta c'è stato, ma ricordo più la mazza. Questa mi ricordo male. Sembrerebbe interessante, allora mi ricordavo male. Che ci sfizio! In salita verso Poggio Sant'Antonio. Ma vado con le rocce. Andiamo a vedere. Sembrerebbe interessante di capire, secondo me allora non c'è già arrivato da davoto, che se non mi ricordavo. Sì, secondo me un giorno messo aiuto, sai che andava all'amma che ti fermava forse a un certo punto pensavo che non si poteva salire, io trovo un bosco bloccato, non lo so. Perché di capire, a sto posto non mi ricordo. Con tutti questi rocci mi sono ricordato. E infatti, muovi come è, tipo essere che si è aiutato qualche da parte. Oh, ma mi serve. Attenzione che siamo a filo, siamo a filo. Ah, siamo arrivati. Oh, vogliamo il là che ci sta qua per là? Ci sta una Madonna, qualcosa lassù. E là questo tema. E infatti dobbiamo capire che cos'è. Oh, che panorama si racca però, eh? Ma pure lo cielo, che cielo giù? Wow! Uai, ne ho visto, uai, capito che ci sta? No, a che voce cade? Là non volevo arrivare in montagna. Ah, faccio la siccia. Vedi là, vedi? Oh. Ne vale la pena questo posto? E per due cacchietti che vanno niente qua, non mi ricordo questo posto così. Ah, quello mare, si vede tutto là. La città, la direi,
un controllo, non ci fa tutto sto cammino. Vediamo, vediamo. Arrivati? E là, io mi vado a buttare un attimo. Oh, vediamo. Oh, scendi, ma là, ma prima. Le macchine che passano. Ah, ma questo luogo. Ma mi vedi la direzione? No, perciò ci troviamo scendendo da opposta, la rete non mi scende in spalla. Ma prima, c'è da stare qua. Passaggio e cangop, pazzo, che non dico. Io così si aggetto, però non ci fa tutto questo cammino fatto, ma perciò. Non ci siamo fermati là. No, io mi fermerei, ti ho detto, continuare. Hai visto che ci stiamo a destra, siamo prego, ho detto, sul percorso di biciclette. Io invece avrò ritto. Ritto, quasi a fine percorso. A un certo punto si aggetta gli ingoppi e mi scappazzare in un bosco. Perché hanno fatto un sentiero. Perciò sto cammino non lo faccio. Però effettivamente è stato più bello fare questo. Interessante. Italia 1! Sì, lo troviamo, dei comandi, lo troviamo per tutto per scemo. Non preoccupa. No, mo scendiamo allo stesso punto di prima, però, Rico. Mo scendiamo, ma dove sei va la deviazione? Che tu detti che stai venendo i ciclisti là, che vanno i ciclisti. Però, Rico, ora là, o continuiamo ancora gli annanzi. Ci facciamo tutto il giro. Sei aperto, dovrebbe essere aperto. Che scelto fino a me dopo, ma tornare a re. Oppure torniamo a re per il stesso passo. E arriviamo sempre a quella sbarra. Come si sciolecca in terra. Comunque sti giorni maggio fatto, mi sono preso varie attrezzature. Dopo ore e ore di cammino, finalmente abbiamo trovato un piccolo rifugio, forse ci possiamo riparare per la notte. Strano però sto posto, c'è cioè, un bosco. No, ma poi è strano perché un bosco che all'interno, cioè ci stanno queste pietre, le abbiamo viste, queste pietre giganti. Andiamo a vedere che ci sta qua dentro. Vedi, c'è pietre strane. Puzza, vedi se c'è qualcuno. Si può aprire, si può entrare? Buongiorno. Buongiorno. Ah, che bello, la sette po'. Ah. Ma il camino ci voleva qua però, Ah, però ha fatto un bello riparo, chissà che ha fatto. La pacienza che ha portato la roba in coppa, non so come ci è arrivato qua. Acca, vedi, quando è bello, no largo. No, ma è buono, dice che orario è pranzo, ma non ci crede sta cosa, vedi troppo, come cazzo fa? Cioè ci vuole un miracolo per cagnaga, dice che troppo pranzo davanti a ciò, cioè verso l'una, il lunedì e due se dovrebbe piovere. No, è difficile che si sbagli, però c'è cioè, tipo vedo un tempo così bello, dici ma com'è possibile che si modifica? Certo che qua però si un sembra stuposto, non so chi ha fatto, a chi appartiene, o se è per tutto, o se è per cacciatore. Ma uno viene qua fuori. No, dica il seggio perché come cazzo fai a portare il seggio appresso, però ti metti qua, metti una bella fornacella, ti porto qualcosa appresso, oppure una picciuola di fuoco, fai una fagiolata, una cosa. Ah, fantastico. Ma chi se comunque sta fuori percorso. Minchia. Come si scende? Un'altra roccia strana. Ma mi devo attaccare i lacci fra poco perché sennò faccio una brutta fine. Abbiamo trovato un percorso strano. Tutte queste pietre. Fai che è un'antica casa. Sembra quasi un'antica casa qua invece di essere una pietra. Boh, no, sembra una roccia, però è strano come è fatta. Sembra come fosse tipo un. Che cacchio è cosa? Infatti. Sembrerebbe comunque perché là vedi, è abbastanza, non dico liscio, però è più squadrata. Ah, pure là, che caspita di posto. Però ci sta il segno, vedi? Ma che fammi aspetta, una fotografia. Fa che mi ha trovato una caverna dove siamo l'uomo primitivo a prima.
Chi ci ha mai passato a casa? Non ci ho mai visto una cosa del genere. Stando. Sì, sì, qua ci stanno i posti per te nascondere. Chi ti viene a cercare? Anche se io il boss. Ah, oh, beh, Asca Morso, no? Asca Morso cambia sapore. Cioè, Asca Morso, ma non ci scordato stamattina, ma volevo portare, ma ci portava niente. Ha scordato un ritrallo. Io ce l'ho trovato una cosa di lì più, però tu pechino poco, non è che tanto fame. Boh, ma è presto ancora, ma ti faccio vedere la fame. Aspetta che salgiamo coppa al pesco, ti faccio vedere quando vedi il panorama. È la fatica che dovrei fare. Sì, ma comunque non. I pensi che non superammi 12-13 km, questo è tutto. Non facciamo tanto oggi. Stiamo facendo abbastanza stretto giro, stiamo facendo. No, riga, non facciamo 6 km, già che stiamo andando troppo lontano. Cioè, stiamo girando in cerchio attorno e attorno, stiamo girando. Se poi vuoi fare una cosa bizzarra, tuo frate sta a casa. Ma mezza chiesa si sciarmava. E là, lascia la macchina. Ma che calore. La natura. No, è che sei arrivato, cioè almeno sta zona, la prima volta che la vedo. Ha già visto una parte, ma ti faccio vedere, dove, cioè chi la tua parca, vediamo la cima, un'altra parte che sono giustamente su. Io ci trovo questo parco proprio, come chiamano loro. Però comunque si fa parte, è un grande triangolo che c'è sta tutta questa roba lì. No, è bella pallata. Attorno stanno le montagne. Siamo quasi in cima a un Pesco Grande. Una delle montagne più belle della zona, dove girano le aquile e gli avvoltoi. Queste sono montagne particolari, se no. Quello ci sta a Pesco, ma praticamente in questi giorni siamo in perfetto orario, proprio tranquillo. Ah, boh, mo capacimo un caffè, giusto? A mangiare, mangiamo più in avanti, perché è inutile a mangiare già a questa ora. E il caffè ci vuole. Dobbiamo riscaldarci. Mi ricordo, stesso percorso, quando vedo i percorsi, delle volte mi memorizzo dei percorsi che mi ricordo, che è il stesso stile che io da lontano vedo così, identico, poi ti porto a vedere, a cima lo monti e termini. A un certo punto esce così, più o meno a largo, e vedi una montagna rocciosa di fronte, e tu sai che là è a cima. Poi torna a camminare un bosco, a un certo punto trovo un coppa a questa cima, tutte rocce come questa. È bella, è testa intera, tutte rocce, stai postando due anni di cima, lo termini è spettacolare. Sembra di stare in Trentino. La. Non vale la pena, ogni appena posso, ogni tanto ci va. Solo che la Cettibot, sai che volesse fare? Non volesse fare tutta quella camminata per stare in coppa. Cettibot volesse direttamente in coppa tutto. Comunque è lunga la camminata. Faccio il circuito ad anello. Lascia la macchina dove stanno i cavalli. Dipende come voglio fare. Vedi che ci sta aspettando da sopra, che montagna. Eccolo, lo scalatore sta arrivando, è quasi in cima. Vai. Tan 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 tan. No, ci manco. Saranno forse 4-5 mesi. Ci metti in inverno. C'è più freddo. Quando è a fare 7 vette, ogni estate, cioè, sai che non mi ricordo, no, perché 6 vette, mi sa che è stata in estate. Sì. Ti ho già detto, facette Pesco, Forcella, Monte Cuculo, Poggio Cuculo, Poggio Arenella, Varca Arenella, Varco Acqua, e poi facette un giro in mezzavi. Roppo fa tutti quelli chilometri. Facette un giro in mezzavi, arrivai a Capriglia, e tornare via strada. Allora, ci ho detto, ma c'è un giro spaventoso.
Questo può. Ah, oh, boom, beh. Sì, quello là era Vespa. Questo è fatto apposta solo per imbollinare. È buono. Vediamo l'arrivo del grande scalatore. Eccolo, ultimi 50 metri. C'è qualcuno? Mo' ti porto. Allora, vieni, vieni conmigo. Ti faccio pure lo zaino andare, tanto mi scende a caro. Sì, no, dico sì. Ti voglio fare il cavo. Capo, cammina pure, cresta, cresta, niente a camminare. E stai sulla tenda dove ti piace. Vedi, dobbiamo fermo qua perché. Ah, questo diciamo là dovrebbe essere grosso modo la cima del Piesco. Credo. No, perché sta pure che la sporgenza là, non so che montagna è quella. Quindi c'è anche un cartello, un bastone. Ah, chi l'ha porcella? Ah, chi lo cosa? Però il cartello che trovai io era più basso, andato a mettere un cartello più alto. Se no, andato a mettere un cartello più alto, perché a me si è appoggiato in terra a mezzo metro a terra. Eccoci qua, in bilico su queste rocce. Qua è un buon punto per buttarsi col deltaplano. Ah, vedi là, vedi che si vede, che panorama. Qua possiamo fare il bis, poi vediamo il mare di Salerno, Paestum e cose varie, vediamo un po' di mare di. No, no, aspetta, no, Castellammare, non prima, cavolo, prima. No, è Castellammare l'SS. No, là stai Ah, c'è l'aro? Ah, giusto, che se non riuscivo a trovare. Infatti, allora, questa è tutta la costiera amalfitana, in pratica, allora. E quello invece è Napoli, che purtroppo Napoli è sempre nuvoloso, dicono che c'è sempre il sole, invece non è vero. È Salerno, guardate, eh. Qua tutto nuvoloso, pioggia, e invece qua sta uscendo il sole. È molto meglio. Oh, sai Racca, come va? Racca, parlo di fotomontaggio. C'è sta uccella, è talmente ferma. Sembra una cartolina, ma hai visto? Cioè, non ci stanno file di vento, visto? Pensare che è una cosa impressionante a pensare che a cavo un paese comunque c'è che è tanto grosso, cioè tendo tutte queste montagne attorno e spaventose, cioè tutte collegate tra di loro. Una marea di montagne. Quando. Io non mi ricordo perché mo. Ragazzi, stiamo preparando l'accampamento. Il primo accampamento per il caffè solamente però. Il pranzo è presto. Duro. Male estreme di merda. Poi possiamo fare i segnali di fumo. Così fra poco arriva l'elicottero. Ci passa per capo, brum, ci botte di sicchiaracco. Purtroppo si è fanuto, ma oggi pigliano la mente. Insomma ci arrangiamo subito. Guarda che focatello. Ci saremo una bella peccata. C'è la giusta macchinetta, ci trovate si trova un po' una bella pentola che piatta con una bella padella che con poche pasta e fasudo. Ecco, siamo arrivati al varco 10 mare. Chissà perché veniva chiamato 10 mare. C'era il mare una volta qua. Mistero. Chi sa rispondere a questa domanda? Bastavano 10 mari da queste parti. Perché varco 10 mare? Tu che sei di cava? Passavano 10 mare da queste parti. Dove 10 mai. vai? Ah! Sicuro che si chiude? Guacettisti con da. Questa è la musica più bella, gli uccellini nel bosco.
che cinguettano. Si cambia scena. Ecco qua. Sì, ma a me sa di acca. Sì, Juan, ok, le nostre macchine, guardate là dove stiamo, è un puntino. Qua pure sta piovendo, però non stanno tagliando il coggio del culo. Ah sì, quindi pure aspettando. Ci ho tre, ci mettiamo la distanza di sicurezza dalla croce. Non si sa. Arrivati! Eccolo! La seconda vetta, qua dove vette siamo? La seconda! Eccolo! Eh sì, sono sceso quello! Siamo saliti questi, lo conosco! Ah! Oh, c'è anche una sedia! Ah! 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 Ma ci metta la felpa! Oh, acqua, viene! Vino, non si capisce un cazzo! Che bellissima giornata, che bella idea di stasiccio di andare in montagna. Che la nebbia. Anzi no, sono che lente, mica sono Cineracco. Ah no, sta. Ciao ciao. Ciao. Sì. Cuculo. Il cuculo oggi ce l'ha. Quello perciò si chiama Poggi del Cuculo. Ferma cavallo. Come si sciolecca in terra. Adesso mo ti faccio una cosa che è la deviazione, però. Ma prima dopo di me fuori giri più largo, che evitiamo. No, che a un certo punto se scende si può tagliare, si taglia direttamente alla. No. Sì, si scende molto prima. Però giustamente ma ti faccio da valutare. Che aggiungo, perché la laga tu già ci sta fatta assaglie, e faccio assaglie e scendi di solito, ma non scenga là. Però. Ma io sarò stato un mondo. Non proprio là, però ma ti faccio da che parte. No, si potremmo fare chista, è meglio, almeno è più larga. Ultimo sforzo. Mentre il mio amico prepara il pranzo. Oh madonna. Sì. Andiamo a vedere il cuoco cosa sta cucinando. Oggi riso e farro alla mediterranea con lenticchie. Questo ingrassiamo adesso. Un piatto di riso 2x2. Questo è il nostro accampamento. Una tenda provvisoria. Molto provvisoria. Sì, se è giusto in caso di emergenza. Ma giusto tipo militare. Questo per sbarraccare dopo ci vuole un sacco di tempo. E abbiamo trovato quest'amaca già qua. Dopo mi faccio un giro, se no vado a finire la strada di sotto e mi faccio un giro. Ah, vedi? Le comodità che si trovano in montagna. Buongiorno. C'è vai, posto? Vai. C'è posto per due? Quasi. Giusti, ci ha. Oh, mamma mia. Ah, mori, male che va. Allora, ecco, questo. Anche qui sul capo non ripara un momento. No, sì. L'unica cosa è che non ci può dormire qua sotto, perché secondo me chissà che freddo fa. La giornata penso che non è buona. A stagione. Le cose che sei tacco, dovendo pure una tenda. Ah. Però con una persona. Siamo bloccati qua, 3000 metri accampati. Siamo accampati in una tenda di piove. Piove, stiamo ricettando i bagagli e adesso è tempo di mangiare un caffè.
Ah, io una torcia ce l'ho per camminare a buio, se per caso lasciamo tardi. Ecco, cazzo, ah, boh, tu l'impermeabile tu vuoi tenere coperti, bene o male, ma che fare? L'unica cosa è che cosci ci facciamo una chiave. Io direi 10, non dico una mezz'oretta, ma quello so, tre mancano quattro. Aspettiamo un poco per essere a scambio, non prima sapere che succede, però no. Finché, l'importante è che non cominciassi a. Non su di me tu, perché se cominciamo a essere tu, ce l'ha mai fuori, che ne cosa? Purtroppo siamo arrivati a un punto che è in casa d'assai. Mamma, se lui decide dove dobbiamo camminare, se gli scampa, allora dobbiamo forse un po' di tempo per camminare, se no mi fa la più breve, mi fa il no, ma facciamo la pressione, perché si può... No, io spero che ci lo tempo, spero che ci lo tempo e ci monta tutto l'ambaradano, perché... No, quindi alla fine ricordo subito. No, vabbè, però hai capito, facciamo una super acqua. Speriamo, per adesso che scampa un po'. Domani usciamo sui giornali. L'ultimo avvistamento è stato fatto su una montagna di cava in una tenda, poi non si è saputo più notizie. Sembrava chissà che è cancoppo, pensavo che sia a livello di menata, grazie panoramica, una cosa, ma alla fine... Ah, boh, sì. Uai, il canzone, a prima si vedeva qualcosa. Usiamo nel belvedere. Su meccanica mia, o con mister mio, mi chiamo montagnare quando vai a cattare il rotolo, capite che poi metti il rotolo estivo e leva e metti che l'invernale il rotolo estivo si stipisse. No, per rotolo scrivo montagnare, per ricordare che sono qui. No, perché stanno alcune persone che mi rinfacciano, dicono che io sto sempre su una montagna, mica è vero. Non sono attrezzato per andare però in montagna. Magari io ne so più. Una specie di proprietà privata acca. Un'antica cisterna, quasi fai bagno. Peccato che non si può scendere qua dentro. È acqua sporca. Perché se hanno delle cisterne con l'acqua pulita che in estate può fare bagno. Se andiamo di là, hai capito dove siamo? A Maronnella. Ah, tu sta a Maronnella, il monte. E poi scendi, volendo potimi pure là, però pure no, là. No, per far capire, là. A dove paghi di soldi che la macchina, la macchina la lascia. Non mi ricordo, non mi ricordo mai, non voglio sbagliare. Siamo là, dovrebbe essere capore, acca là, poi gli camo pare che a me saglie. Perché noi lo facciamo questa strunzata, ma che sta fa ufini gli assaggi, ma... Su arco della foce, no, a parte che è lontano, però non è questione di chilometri, è questione che sta, se io sbaglio a fare i calcoli, mi dimentico che sto fatto, andavo diretto a fare. Ero convinto, c'era poi tutto disceso, mi sbagliai, era tutto saggiuto. Ah. Faceva tu mazza tanto, colpa all'asfalto assaggio. Allora, il sentiero è questo, vedi? Ma ti faccio vedere dove inizia. Sì. Là cominci là, vedi, cammina qua, all'inizio è un po' scivoloso, poi a un certo punto tagli dritta così, dritta per dritta, e subito arrivi un po' che la via. Non è tanto malamente, all'inizio stai solo attento perché si asciuga in coppa su bariccia. Poi stai andato a sentire. Ah, ci siamo ripigliati, no, andiamo a fare casa sta. Sembra che in tempo si vuole. No, ma può pure io, secondo me quasi. Sì. Ma si per caso che di cose mi catta l'Eurospin è obbligatorio che se hanno i cosci a forza uno si può, no, può dare pure se mangia freddo, no, però un filo di rueglie ce l'ho perché... Ah, immagino mangiare freddo e frigorifero dall'Eurospin. Ah, no do steva o conad ci faticate a salire batte... Oh, sta freddo ancora, non si può stare più, vedi? La già detto, ci sta subito lo cancello, guarda. Pure quello è il problema, dobbiamo capire se è fattibile. Io mi buttai là, visto, mi buttai per dire rusta che ti fanno così. Io non ci ho mai fatto, dobbiamo pure da là. Vedi? Poi dimmi a bere. Andiamo. Andiamo.
perché praticamente buttai a qua, o per dentro qua, o per là. Avete per dentro i boschi, avete superato questa proprietà privata. Però visto che sta aperta. No, io ma là, io mi avrei là, che cazzo ci fanno, c'è circa, ci sparo. Ma mi avrei secondo se sta aperto. Tu prima, chi sto qua sta aperto? Per gli dà un danno, mi avrei abbasso, ci sta nato. E chi sto si sta, chi sto, ci sarà un secondo cancello. E chi tu là, non si fa parlare. Ah, si è chi tu là, si, spero. Oh, vedi là? Che può essere, una roccia o cosa, vedi? Sembra tipo una... tipo una costruzione, caspita. Troppo ritta per essere un... No, perché stanno a casa, non vuole essere, ma non quelli che stanno in casa che in coppa. Ma la cavata ci sparano a prima, se... può succedere. però ti ho detto, non so che fine facimmo. Allora, qua stanno cancello. Ma mi volevo passare mal là. O si passa a casa, no, forse a caio. E visto, se sembra caduto, non ci stava. Chissà, caio, secondo. E per una ducazza ne fa. Beh. Perciò la città, non ci capite, si che se... E che l'abbia abbandonato da quanti anni? No, proprio chi si è abbandonato. Il corso laterale. Perciò... quello è il problema, non ci sono riuscito a vedere i cammini, non danno, non mi bizzai, c'è triste. Oh, il cammino, ora che è in bocca. Ancora nato cancello. Ma non ci faccio paese, pensavo che mi hai rubato ancora. E anche oggi ce l'abbiamo fatta. Ah sì, è buono. A me fa un chilometro e tre. Cioè da sta roba a davanti proprio una bomba d'acqua improvviso da sto chilometro. La prossima volta cominciamo a stagliare qua, eh? Ma io quando a dosaglia, quando saglia era la dosaglia lombaccia, come va coppa e cresta, è tipo così all'inizio. Però ci sta, non è, no, non è pericoloso, nel senso che sta l'erba e tu sali. Oppure al varco della...